Cominciamo? L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti della Federazione FSI USAE nell'ambito dell'esame della proposta di legge 781 Varchi recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante la web TV della Camera dei Deputati a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web TV della Camera dei Deputati. Sono presenti per la Federazione FSI USAE Adamo Bonazzi, segretario generale della FSI USAE, e Paola Saraceni, segretario nazionale FSI Funzioni Centrali. Ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e cedo la parola al segretario generale Adamo Bonazzi, ricordando che la relazione dovrebbe avere una durata di circa 5 minuti. Prego. Eccomi qua. Allora, cercherò di stare dentro i 5 minuti, nel senso che avendovi presentato una relazione scritta che è abbastanza esaustiva, possiamo anche eventualmente a voce omettere qualche cosa. Noi, onorevole Presidente e onorevoli deputati, desideriamo affermare che apprezziamo il lavoro dell'onorevole Varchi per la sua sensibilità nel presentare questo disegno di legge e sostenerlo insieme agli altri parlamentari, al fine nobile e intelligente di riconoscere una peculiarità all'interno di un sistema che è quello del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e naturalmente una funzione difficile che ha grandi responsabilità, che espone chi la esercita anche a rischi personali qualche volta, e che naturalmente ha tutto il nostro plauso per occupare una posizione diversa e liberarsi da vincoli e lacciuoli in cui oggi è presente. Non possiamo però evitare di segnalare che a parere di questa organizzazione essa appare solo come una prima tessera di un percorso più ampio che deve riguardare in qualche modo e che va completato e che deve riguardare tutto il settore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a nostro avviso. In questo senso esprimiamo la nostra piena condivisione al progetto di legge 781 qui trattato. Riteniamo utile dire che per quanto ci riguarda noi associamo dentro in quel mondo praticamente tutti gli operatori, dal più umile al direttore, al generale di brigata delle ex guardie carcerarie che ancora ci sono. Quindi abbiamo una platea molto ampia e variegata e quindi pensiamo di esprimere un parere che non è né settario né tantomeno di parte. Ora, il progetto di legge sposta fuori dall'ambito dell'articolo 2 del comma 3 della 165 gli operatori interessati. Questa è un'ambizione che è nelle aspirazioni di anche del restante personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in quanto il DAP, facendo capo al Ministero della Giustizia naturalmente, oggi è inquadrato all'interno di un sistema che è il sistema contrattualizzato della 165 e questo sistema prevede per i ministeri, diciamo, un megacomparto che è il megacomparto delle funzioni centrali, all'interno di cui non c'è la possibilità di poter esprimere delle peculiarità per un servizio che è molto peculiare per lo Stato, no? Cioè, noi riteniamo che il mondo del carcere e il mondo della esecuzione della pena anche esterno sia una funzione peculiare e molto delicata e che per essere fatta bene debba avere una visione unica da parte di tutti gli operatori che vi operano dentro e che quindi un pochino tutti siano speciali. In questo senso abbiamo già a suo tempo sollevato molte perplessità
quando ad esempio il discorso della sanità penitenziaria è passato in capo alle regioni e quindi alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? Perché, come sapete tutti, la sanità è in crisi per deficit di personale. Ovviamente nelle carceri ci finisce l'ultimo arrivato o chi in quel momento è disponibile perché è fuori turno e quindi non c'è personale che sia specializzato, che sia effettivamente formato per dei bisogni così particolari, con delle persone che sono evidentemente anche persone deboli, ma che possono essere anche dei violenti. E quindi diciamo c'è questo aspetto. In questo senso avevamo fatto un'altra proposta, ma non è l'oggetto di oggi. Lo dicevo solo per dire che in quel mondo abbiamo cercato di entrarci con varie proposte. Non vogliamo qui avventurarci nell'analisi della 165 e delle varie stesure che naturalmente ne sono susseguite da Cassese a Bassanini, a Brunetta e alla Madia. Però noi oggi riteniamo che alla luce del, solo per spiegare meglio qual è la nostra visione, che alla luce della rilegificazione del rapporto di lavoro, la formulazione attuale della 165, soprattutto per quanto riguarda il personale interessato dall'articolo 3,2, sia diventato anacronistico e inadeguato. E in questo senso avrebbe bisogno di una manutenzione di per sé significativa. Ora, qui si tratta di spostare invece del personale dall'ambito dell'articolo 2,3 all'ambito dell'articolo 3 proprio, cioè di ripubblicizzarlo, per intenderci. Come ho detto prima, tutto il personale che lavora in quegli ambiti, per una serie di ragioni che vi ho elencato, che vi abbiamo elencato, scusi, nella relazione, merita di essere ripubblicizzato, perché la funzione è troppo peculiare per essere lasciata sul libero mercato della contrattazione, soprattutto per come la contrattazione ex articolo 2,3 naturalmente si svolge oggi. Abbiamo una opinione molto, molto precisa anche sul ruolo dell'agenzia naturalmente che presiede a questo sistema. Pensiamo che quel personale, tutto quel personale debba spostarsi fuori, però non abbiamo niente in contrario al fatto che questa operazione si faccia partendo da un pezzo. Chiaramente non vorremmo che la partenza fosse poi anche un arrivo e quindi non ci fosse più lo spazio, diciamo, per gli altri. Questo è il nostro auspicio, questo abbiamo cercato di evidenziare con parole semplici e in qualche modo molto pacate, naturalmente, ma il concetto non è né semplice né pacato. Il concetto è molto pesante, riguarda tanti lavoratori e riguarda i lavoratori con una funzione molto particolare. Riteniamo che questo valga la pena di essere valutato, non sappiamo se questa commissione può in qualche modo voler esprimere, raccogliere quello che noi stiamo dicendo e voler esprimere magari una raccomandazione, un emendamento per un'eventuale stesura in questo senso, naturalmente noi ce lo auspichiamo. Sono a vostra disposizione per le eventuali domande e credo di essere rimasto all'interno del tempo che mi era concesso. Grazie, chiedo se ci sono domande da parte dei colleghi. Non ci sono domande, quindi dichiaro conclusa l'audizione. Vi ringrazio anche per le memorie che ci avete lasciato. Grazie a lei, Presidente, e grazie a tutta la Commissione. Buona giornata e buon lavoro.